Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi abbiamo il leopardo. Sì, oggi abbiamo fatto la sorpresa a Lara, l'abbiamo svegliata dicendole: Lara, andiamo allo zoo. E lei è tutta contenta e soddisfatta, vero? Ok, stiamo per andare, siamo felicissimi. L'unica cosa è che non riusciamo a trovare come arrivarci. Però ci arriviamo. Il taxi dobbiamo prendere. Sì. Comunque sarà sicuramente una gitarella divertente. Stiamo andando io, Ale e Lara. E niente, ci vediamo dopo. Guardate quanto è felice. Ci vediamo tra poco, lo zoo. Mua. A dopo. Sei contenta? Che belle. Arrivati e si inizia dalle giraffe. Vieni, cucciola. Ah, stanno tutte da quella parte. Cioè, tra tutto quello che c'è da riprendere, io riprendo questo meraviglioso corso d'acqua. E lì le giraffe. E lì loro due. Che cosa hai trovato? Le zebre. Che bello. No, ti prego. Ma oddio, era comparso da lì. Mi hai terrorizzato, brother. No, ti giuro, che carino. Era comparso da qui. Comunque è inquietante quel coso. Ma è uno strozzo bellissimo. Oh mio Dio. È una donna. È una donna? È una donna, assolutamente una donna. No vabbè, guardate che belli sti lemuri. Che velenosi siete. Perché velenosi? I lemuri non sono velenosi. Ma che? Sono belli. Adesso oddio, questo qui sta cercando di accoppiarsi. Ma no. Oddio quanto sono carine. Non so se li vedete, ma stanno giocherellando laggiù in fondo e qui ce ne sono due. I like it moving, moving. I like it. Questo qui è quello malefico. Ehi, non voglio scendere. Sto rimanendo qua perché voglio rimanere qua. Ehi, ehi voi. Ehi. Oddio no, aspettate, vi sto facendo lo zoom fantastico. Così si vede meglio. Muore. Ehi voi. Io direi, no? Oddio che belli. C'è un vetro. Odio questo vetro. Ci stavamo lamentando di qua che c'è il... quello là, il vetro, no? Abbiamo fatto un passo, stavamo andando avanti e... ma qui non c'è il vetro. Io non vedo l'ora di arrivare alla mia parte preferita con la tigre bianca. La tigre bianca è uno dei miei animali preferiti. Tra poco ci sarà. Quindi... io trovo anche il vetro. Assassino. Che belle. Wow. Stanno giocando con l'acqua. Abbiamo trovato la tigre bianca, la mia preferita. La adoro. Tutto sto spazio che c'ha lei proprio qua deve stare. Ma perché? Vieni qua. Perché? Ah, il mio animale preferito. Eccola l'altra tigre. Prima c'era un tipo che faceva così davanti allo specchio. Qui abbiamo... geniale. Che carino. Vieni Lara, amore. Vieni più qua. Che cosa? Ti piacciono? Che bello. Non far coatto, sa. Non far coatto. Questi si chiamano coati rossi. Che carino. Non hai mai fiato. No amore, non sono mai. Oddio, ma quanto sei tenero. Oddio mio, quanto sei tenero. Li portiamo a casa, li cambiamo caio per due di questi. No. Quanto sono belli. Lara, hai visto mamma? Che bello è! Siete belli patati voi coatti! Ciao! Siete dei coatti patati! Ciao Mimi! È vero che sono coatti! Guarda, sono qui come a dire che vuoi! Ciao, via, c'è il tentario nostro? A dire... Salve! Oh! Oddio sei bello! Oddio sei bellissimo! Sono bellissimi veramente! Oddio quanto sono belli! Ciao! Che popotamino carino! Bello popotamino carino! Poi c'è un altro ipopozio meno bello! Dove? Quello lì a fianco che sta vicino l'acqua! Però lui è il mio popozzo preferito, ti chiamerò Gino. Gino lì. Quello sembra un po' a me. Mangia e sta fermo. Sta fermo e mangia. Sono io praticamente. Andiamo a cammina. Oh, ma ci stanno tipo dei ditti per le mani. Lara, attenta, amore. Ci sono le scale. Brava. Sì, lì ci sono altri gli altri elefanti. Oggi siamo arrivati proprio nel giorno che stanno facendo un botto. Oh, i cammelli! Stanno facendo un botto di lavori. Stanno costruendo un botto di roba, quindi che bello. Arriveremo sicuramente quando, che dici? Sì, quando... vabbè, quando ricostruiranno. Io ci verrei spesso qui per dire. Sì, no, facciamo passare. No, vabbè!
Guardate questo. No, vabbè, che gobba. No, vabbè. Ma c'è una gobba pazzesca. Oh, ops. Ecco, quell'uccellino non vuole. Non vuole vivere. No, vabbè. Quanto sei carino. Che bello. Ciao, dolcezza. Oh mio Dio. Ciao, roba. Ciao, super bello. Oddio, quanto sei bello. Ciao. Ciao. Ciao amore, oddio lo voglio. Ciao, super bello. Oddio lo voglio. Di qua amore, di qua lo vedi. Eccolo, da qua. Quanto siete belli. Oh vabbè. Questi sono meravigliosi, guarda che belli. Oddio. Guarda Lara, ti sta guardando, eh. Hai visto? Che belli. Ok, questa è la parte dove gli uccelli stanno proprio dove siamo noi. Non c'è una copertura né niente. Non ti preoccupare dolcezza. Guardate che belli. Che belli. È la parte ristretta dove sei proprio a contatto con l'animale. Ovviamente è straordinariamente bello. Qua ci sono dei tessuti. E stiamo per arrivare ai coccodrilli. Qua fa veramente caldo, eh. Tra poco sentirai veramente caldo. Guardate che belle. Wow, madonna, ma è enorme sto coccodrillo. Sono davvero davvero enormi. Guarda questo. Oh, che carina. Con questo coccodrillino più piccolino. Che sono queste? Ora, andiamo verso il serpentello. Vieni, cucciola. Dio, queste le adoro. Queste le adoro io, mamma mia. Hai visto, Lara? Che belle. Va bene Lara, vediamo che c'era di qua. Che qua non ho visto nulla. Ah, come cavolo ho fatto a non vederlo. Guarda che pitone enorme. È veramente grosso, hai visto Lara? È un pitone gigante e quello è tutto il manto che ha perso. Bellissime lusettole. Dimmi piccola. Wow. Che schifo. Vediamo qui. Guarda che belli sti serpenti, amore, sono due. Lara? Sono serpenti. Guarda, sono due serpenti, eccoli. Uno e due. Che belli. Guarda che ragno gigante. Ok, questo è un piccolissimo ragno. Madonna, che schifo. Guarda. Questo è bellissimo. Questo è il mio preferito. Di qua dentro è troppo bello. Infatti io di solito faccio riprese con me. Questa tartaruga voleva essere un arrigatore. Ma quanto bello sei. Quanto bello sei. Bellissimo. Che picciolino. Che bello. Che bello questo. Adesso gira. No? C'è un idrosauro. No, è veramente un idrosauro. Lara. Guarda. Ma questo è una di quelle cose che si appendono sulle macchine perché portano fortuna. Che cos'è, amore? È la tartarughina. Sta cercando di scappare questo. Dove vai? Dove vai, zio? Sai come sono tutte tartarughe qui, no? È vero. È preso malissimo. Io non voglio stare con le tartarughe. Che ranelle piccoline. Ti piace, amore? Sto mangiando la verdura. Oh. Questa cosa qui ce l'aveva un mio amico in casa. Guarda, è meraviglioso. Ok. Oh mio Dio. Amore, non perderti questa ripresa. Oh mio Dio. Tu sei minacciosissimo. Oh mio Dio. Cioè, ma quanto grosso sei? Questo qua sono quelli delle snapping, no? Oh mio Dio, ma quanto grosso è? Questo qui ti stacca la mano con una facilità che tu non hai idea. No, ma veramente, ma quanto grosso è? Tutti un alligatore. Madonna. Quanto è aggressivo, però. Madonna. No, vabbè, non mi piace per niente. Non mi piace per niente.
Buonasera, salve. Piacere. Ah, si è messo i capelli. Ma questa nuova moda dei capelli. Amore, la nuova moda dei capelli sto seguendo. Si è voluto mettere la parrucca. Ha voluto la parrucca. Uniwix, sei arrivato anche qui, wow. Capisco le sponsorizzazioni, ma giuro che non l'ho messo io. Eh? Si muove. Sì, perché non so perché non si muove, ma non mi piace. Perché non si muove? Mi incute un timore. Sì, più che altro perché non sbatte le palpebre. Allora. Sta lì come se fosse fermo. Sbatti le palpebre perché io ho il terrore. La bambina è così vicina a lui. Ok. È là? Sei terrificante, bro. Mi fai veramente paura. Io a me no. Lei è un vero uomo, più vero uomo di me sicuramente. Io. Ti interessa te? Beh. Ma chi è l'asilo? Ciao. Ok, andiamo, finito questo coso io a te. No. Mi ha fermato una mandria, quella laggiù, tutti i bimbi a fare una foto. Erano un botto, non potevo riprenderli perché, ecco, li sentite ancora che urlano. E non posso riprenderli perché sono piccoli piccoli, però vabbè. Sono troppo stati carini. Amo, quanti anni avranno avuto? Vabbè, credo 10, 11. Sì, erano bellissimi. Come? Sì, sì, era una scolaresca, però mi seguivano tutti, quindi tutti la foto insieme. Che carino, c'è una classe che mi segue per intero. Che carino. Se sei una tesorina e ancora non hai fatto vedere i miei video con i video di Lara alle tue compagne di scuola, non bene. Giovanotto, lei è inquietante. Lara sta qui, Lara sta indietreggiando. Lei è super bella. Ciao amore. Sei il più bello di tutti, non c'è niente da dire. Quanto è grosso. Sei un drago. Io lo terrei a casa comunque sotto io il sofà. Io lo voglio a casa magari. Lo prendiamo? Io non lo voglio. Come no? Io lo voglio. Io pure lo voglio. Perché mi fa paura. È bellissimo. È stupendo. È così bello. È più docile di quel coccodrillo effettivamente. È più docile di Caio. Più letale di quel coccodrillo. No, è troppo carino. Beh, sei stupendo. Guarda che occhioni. Sei stupendo, quello non farebbe casino in casa. Siamo nella giungla praticamente. Siamo un attimo finiti nella giungla. Vieni piccola. Mi sa che di qua si arriva ad altri orangodango. Ci dovrebbe essere uno degli orangodango. No. Boh, non li vedo. Boh. No, non li vedo. Cos'è, amore? Non ti piacciono? Questa è tutta un'area uccelli, una gabbiona gigante tutta per gli uccelli. Che bello Lara. Sei! Oddio, ma adorabile. Questo è un pellicano, amore, non un gabbiano. Sì, confondo i gabbiani con i pellicani. Codino, oddio, quello sembra te, amo. Guarda. Ciao, me. Stesso capello. Mi sta rubando pure il pellicano. Stesso capello. Ecco perché mi piacciono tanto. Oh mio Dio, ma è uguale! Avete gli stessi capelli! Questi qua. Qui ci sono i pavoni liberi, in libertà. Mamma! Tranquilla, Lara. Sì, sì. Guardate che bello, guardate che colori stupendi. Lara, allontanati un pochino. Guardate che bello. Ce le fai vedere le tue belle fiamme aperte? No, solo se si spaventa. Guardate che bello. Ciao ciao, grazie. È uscito di scena. Sì, questo sì che è un vero tipo. Dimmi cucciola. Che? Che amore, Masha e Orso. Questo è il famosissimo Orso Bruno. Amore, come quelli di Masha e Orso. Hai visto? Come Orso di Masha e Orso. Come Orso di Masha e Orso. Ma arriviamo noi e se ne vanno. Prima c'erano tipo 50 persone qua davanti e stavano sempre là. Sì, lo so, però. Siamo entrati un attimo in quest'area museo ed è molto molto bella perché parla dell'inquinamento, dell'assolutamente non buttare niente per terra, di come tutelare gli animali. Sì, amore, e piano piano lo sto spiegando anche a Lara perché è vero che è piccola. È molto importante secondo me che anche da piccola impari queste cose, quindi sono molto contenta di farvele vedere. E poi qua dentro è un bellissimo museo, oltretutto ho visto che di là ci sono delle cose antiche, quindi sono contentissima di stare qua dentro. Io adoro i musei, mi piacciono tantissimo. Ci rincontriamo, bastarde, non mi avrete mai, anche perché corro, no, andiamo, mamma mia. Se mai vivo, perché mi ucciderete probabilmente con una puntura. Via, oddio che carini, che belli i coniglietti. Vai, ciao Lara, vai lì, vai, fatti il giro, vai.
Vai, vai. Vai. Ma dove è? Di là. Ciao, ciao. Amore, non ti preoccupare, esce di qua. Si era preoccupato un attimo, Ale. Tieni, amore, metti il... Oddio, quanto sono belle. Metti il cappellino, dolcezza. Amore, non mettere la manina. Oddio, ma queste sono appena nate. Ciao, cara. Ciao, cara. Quelle sono appena nate. Oh, attenzione, stanno picchiando a vicenda perché vogliono l'attenzione. Facci caldo. No. Vieni, Lara, allontanati. Potrebbero essere pericolosi. Poi ci mettiamo qua che c'è l'ombra. Ah, vieni all'ombra, vieni. Oddio, si stanno menando. Stanno, oddio, stanno allattando. Non ti togliere, stanno porelli. Sto mangiando. Oh, ecco un altro. Siamo fermi qui per mangiare. Lei ha preso la pizza, io un hot dog e lui una cotoletta. Ma sono appena stata attaccata da un... come si chiama, amore? Da un gabbiano. Da un gabbiano. Guarda, mi ha fregato tutto questo pezzo di pane. Ma posso mangiarlo? No, taglilo quel pezzo, dopo toglilo. Allora. Vabbè, mi sono spaventata troppo, raga. Mi è venuto proprio addosso. Madonna, che paura. Amore, tu ti sei spaventata? No, dolcezza mia. Questo purtroppo fa parte di qua. Cioè mangi con gli animali. Vabbè. Che cosa c'hai dietro? Ah, la faccio così. Che bello. Ok. Poi adesso la mettiamo su Instagram, quindi la vedrete su Instagram. Comunque, ci siamo fatti un po' di fotine perché era bellissimo che c'era. Vedete, c'è il ponte. C'è quel ponticino. Oh, attenzione, c'è stata la richiesta. Qua ci sono delle richieste. Rastaman, voi potete tranquillamente portare i vostri figli con i dread. Sembra che mi sta a fare un'escursione sulla giungla, eh? E invece no, sono per strada. Guardate la potenza, no raga, la potenza di YouTube. Oh mio Dio, sono pezzo della giungla. E dato che c'è un'aria bimbi, che fai, non te la fai una dondolata? Brava mamma, brava. Ti sto facendo l'ok. Che patata, però è rimasta lì. Non so perché sia rimasta lì. Non si muove, forse vuole dondolare. Che vuole fa? Ok. Sono in due adesso. Ha portato anche lui là sotto. Ma che cazzo. Yeah. Yes. Oddio. Mamma e figlio. Dove sei? La magia. Perché ti sento ma non ti vedo? Ma qui dove? Ma vieni! Ah, che brava! Brava Misha! Tenta non farti male però, micetta. Tenta, con calma. Calma è per piacere. Non hai proprio le scarpine adatte per fare sta roba. Brava! Comunque no, seriamente, il rumore che si sta sentendo è proprio quello di un temporale che sta per iniziare. Quindi, allora, il cielo in questo momento è scurissimo. Quindi è probabile che, insomma, cioè è probabile che tra poco dovremo andare. L'unico problema è che per uscire devi passare nel luogo della perdizione. E il luogo della perdizione può essere o Sephora o un negozietto di souvenir carini. Non ci passiamo da Sephora, donna. No, non stavo parlando non di... Ci non ho detto Sephora. Hai sentito male? Non lo giuro. Non, lo so. Da Sephora non stavo parlando di sé. Ah, ok. No, stavo dicendo che non andiamo da Sephora, ma che il luogo di perdizione può essere o Sephora o il negozio dei... No, o il negozio dei gadget. Giuro! Non è vero, dopo voglio andare anche da Sephora. Ma quanto sei bello! Ma cosa sei? Ma che bello sei! Oddio, con il figlioletto sempre! Oddio! Ma sono tanti! Amore, guarda questo quanti figlioletti ha!
Ok, ci ha colto la grossa pioggia. Ma proprio, oddio. Pioggia fortissima. C'ho qua Lara e tra poco andiamo via ovviamente. Mamma mia la pioggia che ci siamo presi. Appunto appena sono arrivata a casa ho dovuto pulire tutto perché sono arrivati i nostri amici DNA e che dobbiamo parlare di lavoro, dobbiamo fare dei lavori e niente, siamo stanchissime ma dobbiamo appunto lavorare. Adesso sono usciti un attimo a prendere qualcosa perché penso che ceneremo insieme. E niente, questo vlog comunque si conclude qui, vi voglio in modo di bene, noi per sempre ci vediamo al prossimo video. E niente, vi voglio in modo di bene, spero che vi siate divertiti insieme a noi. Allo zoo! Sì, lei è stanchissima ovviamente. Ma a domani perché questo canale pubblica video tutti i giorni. Ciao!